Grazie all'onorevole Pierluigi Bersani. Bersani, entrano gli altri ospiti e intanto introduciamo con questo bel servizio di Cristina Buonvino il tema delle tasse. I piccoli imprenditori ci credono? Vediamo. Renzi, continua a dire queste cose perché la gente tanto si ha caldo, sta al mare, non c'è tempo per seguirlo, no? Poi a settembre, quando rinizieranno anche le scuole, le famiglie che hanno bambini o ragazzi che devono andare a scuola, comprare i libri, ritrovarsi di nuovo le bollette, la luce, il gas, l'affitto, secondo me non lo potrà fare quello che lui dice. Questo è quello che pensa il signor Mario, titolare di una piccola impresa, della promessa di Renzi sul taglio delle tasse a settembre. Perché per una bella fetta dell'economia italiana, 4 milioni e mezzo tra professionisti e piccole imprese, le tasse sono veramente tante, con aliquote più alte rispetto a dipendenti, pensionati e grandi imprese. E le cose non sembrano cambiare. Il grande escluso sembrano essere le piccole imprese. Si inizia con premiare chiunque abbia una prima casa, quindi dal castello alla casa popolare. E dopo si passa alle società di capitali, quelle più strutturate quindi, per finire con i soggetti IRPEF. L'osservatorio CNA sulle piccole e medie imprese ha calcolato il Tax Free Day, ossia il numero di giorni a partire dall'inizio dell'anno in cui si lavora senza alcun guadagno, ma solo per pagare le tasse. L'azienda campione che si libera prima dai tributi, il 17 luglio, è a Cuneo. Va ben peggio per Reggio Calabria. Questa impresa che ha 50.000 euro di reddito, 430.000 euro di ricavi, 4 dipendenti e un laboratorio artigiano e un negozio, dovrebbe dare allo Stato il 74,9% del proprio reddito e dovrebbe lavorare quindi per lo Stato fino al 29 settembre. Quindi a Reggio Calabria, che è il dato forse peggiore, Peggiore. io lavoro fino al 29 settembre per lo Stato, dal 30 settembre in poi sono soldi che metto in tasca. Perfetto. E se le cose stanno così, è difficile per una piccola impresa pensare di assumere del personale, anche con il Jobs Act. Al di là dei Renzi che la fa facile, ma con questi contratti che li capisce solo lui, non credo che sia una cosa idonea per noi piccoli artigiani. E il vantaggio che ho è che mio figlio, appunto, non essendo un'impresa familiare, ci dividiamo quello che riusciamo a dividerci. Non ho l'assillo, se lui fosse stato un dipendente, per me sarebbe stato un problema. Non E ad agosto si rimane al chiodo. voglio dire che noi offriamo un servizio che, cioè, se chiudiamo, voglio dire che non cambia poco niente. Però rimanere qua, magari cercare di guadagnare anche 300-500 euro per noi è importante. Poi adesso abbiamo l'INPS, abbiamo l'INAIL, abbiamo l'IVA, abbiamo l'acconto delle tasse. Quella è una cosa che io non la capisco proprio, non l'ho mai capita. Cioè, io perché devo dare l'acconto dell'IVA? La devo ancora incassare, l'acconto sulle tasse, ma io li devo ancora guadagnare. Quindi, cioè, lasciateci respirare. Quanti sono quindi i soldi che deve trovare Renzi poi Ecco. quest'anno? Tantissimi, perché oltre ai 50 miliardi che lui promette, dovrà comunque, così ci ha detto, coprire le clausole di salvaguardia, in particolare quelle sull'IVA, che pesano da sole, da qui al 2018, 21,3 miliardi di euro. Quante botteghe sono scomparse su questa strada, mi ha Allora, insegnato? io sono arrivato qua nel 1983 e erano affittate pure sotto scala. Adesso siamo rimasti in quattro. Visto, Cristina Buonvino ha raccolto l'appello di questi imprenditori che sostanzialmente dicono la cosa sacrosanta: fateci respirare. A settembre ci sarà forse questa promessa che oggi ha fatto Matteo Renzi. Ci ha raggiunto in studio per parlare di questo e molto altro l'onorevole Emanuele Fiano, Buonasera. Partito Democratico, Buonasera. renziano di stretta osservanza. Buonasera e benvenuto. È ancora rimasto con noi Franco Bechis. Abbiamo già pronto il collegamento con Sergio Cofferati, eurodeputato fuoriuscito dal PD. Buonasera Cofferati, ci sente bene? Buonasera a tutti, benissimo. Bene, forte e chiaro, ottimo. Abbiamo interrotto le sue vacanze. Tra poco si collegherà con noi anche l'onorevole Daniela Santanchè, ma abbiamo anche uno dei personaggi del giorno che ha scritto una lettera al Corriere della Sera. È Riccardo Pavanato, buonasera, collegato da Padova, imprenditore che ha scritto una lettera aperta, di un imprenditore trentenne. Assunto, ma trovo poche persone, assumo, ma trovo poche persone che vogliano fare fatica.
E sostanzialmente dice: non riesco a trovare nessuno che voglia venire a lavorare. Pensate che lo stipendio